e di 6 morti, 5 donne e un uomo, il bilancio dell'incendio scoppiato questa notte intorno all'1:20 nella residenza per anziani Casa dei Coniugi di Via dei 500 a Milano e 81 persone portate in 15 ospedali. Due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre 4 sono morte per l'intossicazione da fumo. Il rogo è scoppiato al primo piano, scaturito da un letto, e poi ha invaso anche il secondo piano della struttura, al cui interno erano presenti 167 persone. Viene da dire in questi casi che poteva andare peggio, ma 6 morti sono un bilancio pesantissimo. Così ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha fatto un sopralluogo nella struttura. Una 22enne della Milano Bene ha denunciato Leonardo La Russa, uno dei figli del presidente del Senato, Ignazio La Russa, per violenza sessuale. La 22enne ha presentato denuncia dopo 40 giorni. La ragazza ha raccontato che il 18 maggio, intorno a mezzanotte, era in una discoteca nel centro di Milano con un'amica e lì ha incontrato Leonardo, che in passato era stato un suo compagno di scuola, e dopo un drink ha riferito di non ricordare nulla di quanto successo, ma di essersi svegliata confusa e nuda nel letto del ragazzo intorno a mezzogiorno. Alla richiesta di spiegazioni mi disse: siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina e che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti e che un suo amico, che stava dormendo, lei ha precisato di non averlo mai visto, in un'altra stanza aveva avuto un rapporto con me a mia insaputa. Uscita dalla casa di Leonardo La Russa, ha preso l'indirizzo e ha chiamato la madre, che l'ha convinta a farsi visitare alla clinica Mangiagalli, dove le hanno riscontrato una ferita alla coscia e positività alla cocaina che aveva assunto prima di andare in discoteca. Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Conto sulla Procura della Repubblica, verso cui, nella mia lunga attività professionale, ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio, afferma il presidente del Senato in una nota. La Guardia di Finanza ha arrestato in Libano il latitante Bertolo Bruzzaniti, originario di Locri, Reggio Calabria, considerato tra i più importanti narcotrafficanti a livello internazionale. Bruzzaniti era ricercato da 4 procure, quelle di Reggio Calabria, Milano, Genova e Napoli, sotto il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Dal mese di ottobre 2022 in particolare, si era sottratto all'arresto nell'ambito dell'operazione Levante, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, che aveva coinvolto complessivamente 36 persone. L'arresto di Bruzzaniti, di 46 anni, è stato fatto dai finanzieri dal Comando Provinciale di Reggio Calabria. Bruzzaniti sarebbe responsabile della progettazione e dell'esecuzione di un vasto traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America alla Calabria, consistente in importazioni periodiche di oltre 2 tonnellate ciascuna. Nell'operazione Levante è stato coinvolto anche il fratello, in un primo tempo irreperibile pure lui, e successivamente arrestato al rientro dalla Costa d'Avorio, il paese in cui si era stabilito. Stop al taglio dei vitalizi per gli ex senatori che avevano maturato il diritto all'assegno prima del 2012, anno in cui, adeguatosi alla riforma pensionistica, anche ai parlamentari è stato applicato il sistema contributivo e non più retributivo. E quanto prevede una delibera del Consiglio di Garanzia del Senato che annulla quella di segno opposto, a firma Movimento 5 Stelle, risalente al 2018. La decisione è arrivata con un voto che ha visto il no da parte dei componenti di Lega e Fratelli d'Italia, il sì di un componente del Consiglio ex Movimento 5 Stelle e l'astensione del PD. In Sardegna, un centinaio di chili, tra sabbia e ciottoli prelevati dalle spiagge del sud dell'isola, è stato sequestrato nell'ultima settimana all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Ne dà notizia l'associazione Sardegna Rubata e Depredata. Quest'ultima ha iniziato sui social una campagna di informazione per ricordare a turisti e residenti che è vietato per legge portare via dagli arenili sabbia, conchiglie e ciottoli, purtroppo considerate ancora da tante persone dei souvenir da portare a casa, come ricordo della vacanza in Sardegna. Nel 2022, oltre 72 kg fra sabbia e ciottoli e circa 2 kg di conchiglie sono stati portati via dalle spiagge dell'isola e sequestrati ai turisti dalla polizia durante la stagione estiva in porti ed aeroporti. Sono state emesse sanzioni per un totale di circa 56.000 euro. Tutto il materiale sottoposto a sequestro amministrativo è stato messo a disposizione della Guardia Forestale. Sul caro voli si è fatto ancora troppo poco o niente, nonostante le continue sollecitazioni da parte del governo, delle associazioni dei consumatori e del garante. E allora il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, promette di far intervenire antitrust e guardia di finanza se i prezzi non scenderanno davvero a breve. L'ultima chiamata è fissata per il 20 luglio, data nella quale è stata convocata la commissione di allerta rapida sul caro voli degli ultimi mesi. Al centro delle verifiche del Ministero delle Imprese del Made in Italy, in particolare l'andamento dei prezzi dei biglietti di alcune tratte che collegano le
le città di Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. Saranno presenti alla riunione le principali compagnie aeree che già stanno fornendo i loro numeri da incrociare con quelli dell'Istat e con i rilievi del Ministero, da ITA Airways a Ryanair, da Malta Air a Aero Italia, EasyJet fino a Neos e Wizz Air. Ma ci saranno anche i sindacati, le sigle di categorie e naturalmente l'antitrust, perché di fatto è l'autorità garante della concorrenza e del mercato a dover intervenire in caso di pratiche commerciali scorrette supportate dalla Guardia di Finanza.